Contenuto stampato ma stampato uguale. Praticamente al momento in cui lo fai conoscere vuol dire che hai deciso che sono contenuti che possono interessare per ambienti comuni. Io non è qualcosa che serve a se stesso. Però in primo tempo avevo detto alla professoressa che avevo fatto reso inizialmente, che mi scusavo dicendo a me sembra, cioè, ho cercato di scrivere queste poesie mettendomi nelle condizioni di un non credente, e sentendo la disperazione di un senza Dio. Tuttavia, poi la poesia stessa, nel suo svilupparsi, continuamente conduceva a cercare una uscita fuori, non voleva sedersi, cioè non pregare in questo atteggiamento. Si è dovuto anche esplicitamente arrivare che questo punto d'arrivo era Dio. Questa ricerca di felicità che è maturata alla natura umana, questo desiderio di bellezza che è maturata alla natura umana, che è costitutivo, alla fine ha bisogno di una meta. Questa meta non si riesce a trovare qui. Certo. Deve andare. E come dice il cardinale Martini, se io cerco di vedere la fede, non riesco a vedere, allora mi passo. E lei si è affidato. Certo, almeno ho voluto fare questo sforzo di affidare. Come si sente? Cosa cambia nella vita di tutti i giorni scoprire di avere accanto a sé? Ma direi che non è che cambia molto, però appunto mi sento lusingata, diciamo, è contenta che è riuscito, diciamo, a mettere assieme questo suo lavoro nel corso degli anni, via. Ma quasi nessuna moglie? Direi che invece... Sono separati. No, penso... Non lo so. E i film? Cosa vuol dire avere un papà poeta? Il computer è occupato. Sì. E poi? Poi... Beh... È bello comunque, cioè, alla fine bisogna ammetterlo, no? Bisogna ammetterlo, sì. Però alla fine poi c'è qualche cosa che effettivamente colpisce. Sì. Arrivati a questo punto, anche perché questo punto che lo ha, sì, veramente. Thank you.